Buongiorno con Mattino 6, mercoledì 22 gennaio. Andiamo subito a cominciare la nostra rassegna stampa. Oggi sui quotidiani nazionali in primo piano la politica, perché è atteso un passo indietro da parte di Di Maio, un possibile cambio di vertice nel Movimento 5 Stelle, ma ovviamente ci concentreremo soprattutto sull'Abruzzo, sulla nostra regione, dove continua l'emergenza viabilità sulla costa teramana. E allora partiamo proprio dall'Abruzzo, dalla prima pagina abruzzese del Messaggero. Piano di emergenza per la A14, di sequestro negato, si è espressa infatti la procura di Avellino. Aspi ricorre ai giudici del riesame con un progetto di sicurezza. Il sindaco di Città Sant'Angelo: sto valutando un'ordinanza per bloccare i tir sulla SS16. E intanto a Sulmona si dimettono 4 assessori, aperta la crisi in comune. La cronaca: figlio conteso, fallisce il blitz dei carabinieri a Tortoreto, il padre non apre ai militari che dovevano portar via il ragazzino. A Teramo spilla 900 euro a un disabile badante nei guai. Vediamo il taglio alto. Alunni intossicati, famiglie risarcite, ma il municipio è parte civile. E ancora a Casamatta, il ristorante del Presidente del Consiglio regionale, regolarità per il ristorante appunto di Sospiri. La fotonotizia è dedicata al calcio: dopo le dimissioni del tecnico del Pescara Luciano Zauri e il subentro di Le Grottaglie, sarà in panchina a Pordenone il tecnico che fino a poco tempo fa era l'allenatore della Primavera del Pescara. Busellato KO per un mese, approfondiremo in seguito tutte le vicende sportive. E ancora Rigopiano: scoperto l'indagato che si autoassolve. E allora adesso andiamo sulla provincia di Teramo, sulla città, il quotidiano teramano. Presa la banda dei furti nelle scuole, coinvolta in almeno 14 colpi anche nel teramano, per un bottino di mezzo milione di euro. E intanto ieri a Roma la Camera ha approvato il decreto salvabanche per la Popolare di Bari. Ruzzo Reti: Teramo vive, boccia il lavoro del CDA. E ancora andiamo nella fotonotizia. Viaggio nella zona al traffico limitato che non c'è più. Anarchia in centro, il titolo provocatorio della città. Anarchia forse usato in maniera un po' fuori luogo. La Corte dei Conti: la designazione di Paolo Gatti torna in bilico. E ancora la questione traffico: chieste le verifiche per i ponti lungo l'Adriatica. Leggiamo il caso Wash. A Nereto il sindaco va dalla finanza, e a Roseto degli Abruzzi meno consumo del suolo nel nuovo PRG. A Giulianova il Chico Mendes nasce grazie allo sport. Allora adesso usciamo dai confini regionali, andiamo sui quotidiani nazionali per approfondire, come dicevamo, la politica di caratura nazionale. Se la tecnologia ci assiste, riusciamo a spostarci sui quotidiani nazionali. Ecco che ci spostiamo, c'è un problema tecnico con il touchscreen della nostra rassegna stampa, vediamo se riusciamo a risolvere la situazione in qualche modo, altrimenti dobbiamo rimanere a contemplare la prima pagina della città. Allora risolviamo questo problema tecnico e torniamo subito dopo un minuscolo break pubblicitario per andare avanti come sempre con la nostra rassegna stampa. Tra pochissimo.
Di nuovo in studio con Mattino 6, chiediamo scusa per l'interruzione, ciò che conta è che abbiamo risolto il problema tecnico e possiamo andare avanti con la rassegna stampa da qui fino alla fine della nostra trasmissione. A proposito di problemi tecnici, quest'oggi non vedrete le pagine del centro, sicuramente non perché vogliamo boicottare il quotidiano abruzzese, ma perché a quanto pare anche lì hanno avuto un problema tecnico nell'inviarci il quotidiano. E allora finalmente andiamo sui quotidiani nazionali. Vediamo la politica di respiro extra regionale a partire dal Corriere della Sera, che titola con la questione 5 Stelle, Di Maio verso il passo indietro, convocato per oggi il vertice del movimento, voci di dimissioni da capo politico, Zingaretti, se lascia non mi fa piacere, Roma, Raggi bocciata dai 5 Stelle sui rifiuti, giustizia, non c'è intesa sulla prescrizione. E vediamo anche le reazioni delle opposizioni, Salvini e Meloni, più una rivalità che un'alleanza tra i due leader della destra. Inchiesta sui soldi alla fondazione guidata da Toti, Liguria, il governatore. Ma c'è anche una questione epidemiologica che tiene banco in queste ore, virus, caso negli USA, controlli in Italia per i voli dalla Cina. Andiamo nella fotonotizia, Severino, il filosofo dell'essere che negò l'idea del destino. Addio al grande pensatore, l'ultimo dei greci. È scomparso infatti il filosofo. Vediamo oltreoceano, Trump contro Greta, la sfida dell'ambiente al vertice di Davos. Il presidente americano e l'attivista a confronto nelle due foto del Corriere della Sera. Andiamo avanti sulla Repubblica, Di Maio lascia o raddoppia, citando un vecchio quiz televisivo, attese le dimissioni da capo politico ma prepara il piano per il congresso di marzo, si apre la sfida per la successione, via altri due deputati, Conte il governo va avanti, prescrizione, il premier media senza convincere il PD, Renzi non ci sto. E ancora la politica estera, cattivissimo Trump, a confronto anche qui due profili tra la Thunberg e Trump, Greta ricorda la minaccia del riscaldamento globale, il presidente l'attacca, basta con i profeti di sventura. E anche la questione del virus che arriva dalla Cina, il virus cinese Wuhan, fa paura anche agli USA. C'è stato infatti un primo contagio, intanto oltre 300 i contagiati e dal coronavirus e sono 6 finora i morti. Morto a 90 anni Severino, il filosofo senza eredi. E allora ci spostiamo sul Messaggero, stavolta di caratura nazionale, il passo indietro di Di Maio è il titolo in primo piano. Oggi il ministro rinuncerà al ruolo di capo politico, si va verso la gestione collegiale, sfogo con Grillo e asse con Di Battista. Non ce la faccio più, il premier, nessun rischio per il governo. E a proposito di 5 Stelle, la fotonotizia è dedicata alla Raggi, strappo 5 Stelle, Raggi KO. Passa la mozione antidiscarica, ma vado avanti, ha detto il primo cittadino. Monte Carnevale, sindaca senza maggioranza in 12 con le opposizioni. E ancora la questione sull'ambiente, scontro con l'Unione Europea sulla web tax, Trump bacchetta Greta, Davos basta con i profeti di sventura. Supervirus cinese, contagio negli USA, controlli in Europa, 6 vittime in Cina, misure rafforzate anche a Roma, Parigi e Londra e crollano le borse. E ancora il PM di Genova, indagine sui bonifici ai comitati pro Toti. Andiamo avanti con il Tempo, il quotidiano di Roma, alle terme i soldi dei terremotati. I 3 milioni dei 34, 3 milioni dei 34 regalati dagli italiani con i loro SMS spesi per restaurare una grotta sudatoria. A posto pure la piscina termale di Acquasanta, li ha voluti la Regione Marche, beffa ai donatori. A centropagina la vignetta di Osho a proposito del cambio
della leadership nei 5 Stelle e della Raggi che a Roma si è trovata senza maggioranza. Di Maio che sembra dire alla Raggi: Artrese dimettemo, la sfida chi dei due mollerà per primo. Lei sotto sui rifiuti, lui tentato di mollare, la giornata nera di Raggi e Di Maio. A proposito di giustizia, scoppia il caso dei PM gratis, vice procuratori onorari a rischio stipendio, bomba sui processi. Traffico in tilt, non solo in Abruzzo ma anche a Roma. Roma Nord fugge dal tunnel chiuso, galleria bloccata e caos sulle strade alternative, gli ingorghi sono peggio. Intanto un altro modello è possibile, non lasciamo l'ecologismo all'ipocrisia della sinistra, l'appello del tempo. Ma la destra è già verde, una storia di battaglie giuste, senza sparare bubole. E intanto è vietato criticare l'eroe Gratteri, eroe tra virgolette, il PG Lupacchini esprime riserve sui metodi del collega, il ministro lo fa trasferire, ci si riferisce al PM che ha messo su quella grande operazione contro la 'Ndrangheta che ha portato a più di 300 arresti. Andiamo avanti sulla Stampa, Movimento 5 Stelle, Di Maio ribalta il tavolo, la rinuncia alla guida del movimento prima delle elezioni che possono mettere in crisi la maggioranza. Infatti ricordiamo che questa domenica si voterà in Emilia-Romagna e anche in Calabria per rinnovare il governo regionale. Il ministro vuole tenere il ruolo di capo delegazione nel governo e i gruppi preferiscono Patuanelli. Intervista al sindaco di Parma Pizzarotti. Il 2020 è l'anno che segnerà il tramonto dei 5 Stelle, ha detto l'ex grillino. Nella fotonotizia il duello a Davos, Trump litiga con Greta e minaccia l'Italia sulla web tax. La sfida digitale divide così gli alleati. E ancora le generali in Europa, pronti 3 miliardi per nuove acquisizioni. E la questione del virus cinese, il contagio avanza, scienziati in trincea contro il virus. Eccoci sul Mattino, il quotidiano della provincia di Napoli, Di Maio il passo indietro, lascio la guida del movimento. Oggi le dimissioni, lo sfogo con Grillo e Di Battista, non ce la faccio più, altri due deputati lasciano il movimento, prescrizione i no di Renzi e PD. Intanto Campania, il pressing di Fico insieme ai democratici senza De Luca, un vertice con i parlamentari. Sempre a Napoli la cronaca, baby gang scatenate dai vicoli a piazza Plebiscito, in 6 mesi un agguato a settimana, lunedì sera 15enne preso a coltellate. E intanto ancora un occhio di riguardo per la questione libica, la guerra combattuta in infradito, l'editoriale di Gaiani. E ancora il filosofo scomparso a 90 anni, Severino, il grande filosofo che sfidò Chiesa e tecnica, il mondo della cultura è in lutto. Andiamo sul Manifesto, il quotidiano di ideologia comunista, Matteo Salvini intossica la campagna, regionali in Emilia-Romagna, il leader leghista a Bologna cerca pusher con i poliziotti a seguito, infatti ha fatto molto clamore un video postato dal leader leghista in cui accompagnato dalla scorta è andato a citofonare a casa di alcuni residenti del Pilastro, un quartiere popolare, in cerca di spacciatori. Ecomostro, il titolo col faccione sorridente di Trump, al World Economy Forum di Davos, due universi opposti si scontrano, da una parte Greta Thunberg con le ONG e dall'altra il mondo degli affari. L'eco negazionista Trump attacca gli ambientalisti, profeti di sventure, no a chi ci prospetta l'apocalisse. La questione 5 Stelle, dimissioni Di Maio, Di Maio oggi decide, e ancora i 5 Stelle a Roma, i rifiuti, i 5 Stelle capitolini si spaccano sulla discarica. La questione giustizia, stallo prescrizione, non c'è accordo, rischio voto in aula. E ancora i dannati dei campi lucani sfruttati e privati di cure, una questione caporalato che continua a tenere banco nel sud Italia.
Ancora la politica estera, Libia ha fallito il cessate il fuoco, Sofia pronti in 14 giorni, ancora guerra tra Haftar e Serraj. E a proposito di esteri, andiamo dall'altro lato dell'Atlantico, entra nel vivo lo show del processo a Donald Trump, che ricordiamo è stato posto sotto impeachment. Reddito ai contadini per andare oltre il cielo dei convegni, la questione ambiente e lavoro, ma torniamo a Roma, come vogliono riqualificare le aree delle vecchie stazioni. Ma andiamo avanti con il fatto quotidiano che non può che non porre l'attenzione sul leader dei 5 Stelle. Oggi Di Maio fa la mossa del cavallo, come aveva anticipato il fatto, rivendica il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Il passo indietro da capo politico in vista della nuova fase dei 5 Stelle sul binario tracciato con Grillo. L'interim a Vito Crimi. E ancora la politica, Renzi e Boschi rivogliono l'impunità e fermano la legge accelera processi. E Stefania Craxi santifica suo padre nel talk Rai 1 di marito e cognato. Si parla di vieni da me. Nel taglio alto la questione Ilva. Il gruista è morto per le gravi carenze Mittal sulla sicurezza, le dure accuse dei commissari di governo in tribunale. E la questione Banca Italia, Toti, dice Banca Italia Toti, 200.000 euro anche sul suo conto personale. Lui regolare però, secondo l'associazione del forzista. Nel taglio basso, Draghi sul Britannia, il discorso agli invisibili. Ma andiamo avanti su Libero, un buonismo ipocrita. La sinistra tratta i migranti da schiavi, la dura accusa di Libero. Scoperti 2.000 africani in Basilicata, ammalati e sfruttati per due soldi che vivono in ruderi. Ecco l'accoglienza del PD. Di Maio vuole lasciare la guida 5 Stelle, si chiede subito dopo Libero. E nella fotonotizia vediamo Elisabetta Franchi, da povera commessa, regina della borsa e la sua storia. Intanto lavorare mai, Mattia Santori a 32 anni occupa le scuole, l'attacco al leader delle sardine, Mattia Sartori. Alla questione interna ancora, agricoltura, valore aggiunto, sono gli italiani i migliori contadini europei, un titolo questo che va a braccetto con quello principale, che appunto sì, gli italiani i migliori contadini europei, ma spesso sfruttando la manodopera, spesso immigrata. Come proteggersi dalla polmonite cinese, oggi il touchscreen, come avete visto in apertura, si ribella, ma non temete, riusciremo a domarlo. Allarme coronavirus, salgono i morti, ricordiamo sono 6 in Cina. Spegnete i cuochi in TV, siamo all'indigestione, li guardiamo, però non cuciniamo, dice Libero, ancora deve cominciare, ma Sanremo ha già rotto, si parla di sessismo, non di musica. Libero, come al solito, non le manda a dire. Ed eccoci sul secolo di Francesco Storace. Speranza di farcela, il gioco di parole col cognome del ministro. Il governo comunica pochissimo sul virus che arriva dalla Cina, c'è allarme, non ne sanno nulla. È ancora in primo piano, come sempre, Fratelli d'Italia, il centrodestra più unito, insieme per il comizio finale. Per bloccare Via Almirante tirano in ballo la Segre, perché la Segre si sarebbe rifiutata di ricevere la cittadinanza onoraria a Verona, perché appunto hanno dedicato una via allo storico leader dell'MSI. Movimento 5 Stelle perde altri due pezzi, salutano Nitti e Aprile. La verità di Belpietro, le balle di Conte sulla Gregoretti, si processano Salvini, alla sbarra deve esserci anche lui. Gasparri va alla radio e dà del bugiardo al Premier, pure dai documenti in mano alla Commissione risulta che era perfettamente al corrente di quanto avveniva sulla nave. Come sanno tutti, fu una scelta condivisa che ora però si nega per viltà o per convenienza. La Toscana regala 4 milioni a chi si occupa di immigrati, tra i beneficiati Don Biancalani. La fotonotizia è dedicata a Greta Thunberg, Greta Paravento per gli affari miliardari delle multinazionali. E ancora nel taglio basso,
Tolgono i soldi alle partite IVA per dare il bonus ai dipendenti, saltano altri 600 milioni. E torniamo a vedere la Bonino, la leader di Più Europa, PD e 5 Stelle favorevoli, la Bonino ci riprova, cannabis libera nel milleproroghe, una battaglia antichissima dei radicali italiani. La disperazione è l'ultima a morire, vivila bene, manuale di resistenza in questi tempi difficili, l'articolo di Veneziani. Andiamo avanti sul secolo 24, sul Sole 24 Ore, il quotidiano economico finanziario. Valute digitali, maxi alleanza tra le banche centrali, la BCE e altri cinque istituti hanno creato un gruppo di lavoro insieme alla BRI, allo studio monete parallele da lanciare nei rispettivi territori, l'effetto sulle criptovalute per il Bitcoin rimbalzo del 20% da inizio anno, criptovalute sempre più diffuse nel mercato italiano. E a proposito del mercato italiano, vediamo quello dell'auto, 2 milioni nel 2020, ovvero più 5%. Sconti, bonus e flat, IRPEF fuori controllo per i redditi medio-bassi, differenze di oltre 100 volte tra autonomi e dipendenti. Andiamo avanti sull'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Due mondi a Davos. La giovane attivista svedese accusa sul clima molte parole, ma non si è fatto ancora nulla. Messaggio del Papa al Forum Economico, l'uomo al centro dello sviluppo. Trump, USA di nuovo grandi e critica Greta, ambientalista, ambientalismo catastrofista. E vediamo ancora gli Stati Uniti, impeachment, via al processo al presidente. E ancora scelte politiche plurali sono una ricchezza, comunità per trasformare la società, sono i due editoriali qui dell'Avvenire. E la politica interna, Di Maio pronto a lasciare la guida dei 5 Stelle, forse oggi l'annuncio, si tratta sulla prescrizione e rispunta la cannabis light. Le regionali dove si vota questa domenica, sfida in Calabria, partita 2, Santelli Callipo. E ancora, a proposito di istruzione, scuole, allarme sud, una su due è in ritardo. E allora adesso torniamo nel nostro Abruzzo, torniamo nella cronaca abruzzese a partire dal Messaggero. A14, città Sant'Angelo vuole bloccare i tir sulla statale Adriatica, continua l'emergenza traffico dopo le manifestazioni di Silvi, un nuovo fronte della protesta. ASPI prepara un piano di emergenza da inviare al Tribunale di Avellino. Beh, è ufficiale ormai, il GIP di Avellino ha respinto di nuovo l'istanza di Autostrade per l'Italia per il dissequestro del viadotto Cerrano, così i tir continuano a transitare lungo la statale Adriatica, causando, come sapete, ingorghi enormi per il traffico, e c'è anche un problema di salute a proposito della salubrità dell'aria. I sindaci ora si dicono pronti a bloccare i tir sulla SS16. Vediamo il servizio. Vertice operativo sulla viabilità in prefettura a Teramo per trovare una soluzione alla difficilissima situazione che la chiusura del viadotto Cerrano sta causando a migliaia di cittadini. La deviazione che i tir effettuano giornalmente lungo la statale 16 ha messo in ginocchio soprattutto i comuni di Pineto e Silvi. Stremati residenti, stremati sindaci. È stato il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, a richiedere d'urgenza al prefetto Graziella Patrizi un tavolo tecnico con i rappresentanti di Autostrade per l'Italia, forze dell'ordine, comuni, polizia stradale, vigili del fuoco. La soluzione ipotizzata potrebbe essere quella di imporre a pullman e tir la deviazione verso l'A25, ma su questo punto il prefetto ha potuto solo promettere di porre la questione ad un tavolo nazionale, l'unico a poter decidere. Noi per adesso possiamo semplicemente dare da questo tavolo delle indicazioni per delle modalità operative per le quali richiederemo un coordinamento di carattere generale. Io mi sono sentita anche con i vertici di Viabilità Italia e quindi è ovvio che soluzioni da questo tavolo non ne possono venire, perché a livello locale non è assolutamente sufficiente. Un tavolo
tavolo tecnico che ha portato a prendere coscienza di quello che abbiamo, non ha portato ad una soluzione, perché questo non è il tavolo che deve trovare delle soluzioni. Io ringrazio sempre nuovamente il prefetto perché fa quello che Roma non fa, perché qui escono delle soluzioni che purtroppo questo tavolo non può prendere, perché il tavolo che può assumere delle soluzioni è un tavolo romano. Il presidente di Bonaventura e i sindaci di Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi non ci stanno a questo stilicidio e sono propensi invece ad emanare ordinanze per impedire ai mezzi pesanti di passare sulle strade che attraversano i loro rispettivi comuni, e si danno come tempo massimo per decidere giovedì prossimo. A quel punto sarebbe il caos. Il traffico che l'autostrada non può più sopportare non lo può sopportare la statale 16, e proprio adesso in un mini tavolo che abbiamo fatto con i quattro sindaci stiamo valutando insieme di assumere noi dei provvedimenti per quello che la legge ci consente, come sindaci e come presidente di provincia per le strade di mia competenza, che fra qualche mese, se non assumiamo degli atti, quella strada non sarà più percorribile, perché oramai si sta ammalorando. E mettete caso che in questo disagio qui dobbiamo fare lavori su quelle strade, facciamo delle code che arrivano da qui, dalla statale 16, arrivano al centro di Pescara oppure a Francavilla come code. Ecco, perciò noi dobbiamo assumere un provvedimento, adesso ci coordiniamo come provincia con la nostra avvocatura, con i quattro sindaci, e decideremo qualcosa anche per dare forza. Quando? Noi entro giovedì dobbiamo sapere di che morte morire. E ora andiamo a Pescara, sulle pagine del Messaggero. È abusivo il ristorante di Sospiri. Scia irricevibile per il ristorante Casamatta, il responso del comune determina la procedura di chiusura per inagibilità. Il palazzo della Soget in via Venezia può ospitare solo uffici pubblici e il cambio di destinazione d'uso spetta al consiglio. Vediamo infatti non una buona notizia per il mondo imprenditoriale del presidente del consiglio regionale. Al proposito di politica, testa la città si ambiziosa nelle scelte del futuro, concorso di sull'ex COFA. Il capogruppo di Fratelli d'Italia conferma il tavolo di confronto su sede della regione e nuovo Ateneo, mentre vediamo dopo il passo indietro del rettore Caputi. Comunque il consiglio comunale, il governo cittadino di Pescara ha comunque messo nel documento di programmazione l'Ateneo nell'area della Marina Sud. Scandalo mense, risarcite le famiglie, l'accordo economico permette alla Cirfood di circoscrivere le imputazioni alla frode e al commercio di alimenti nocivi. Escono dal processo i genitori dei 22 bambini intossicati a maggio del 2018, il comune chiederà comunque i danni. Aule protette per le donne vittime di violenza, il Lotari in tribunale. E ancora test in 10 minuti per scoprire chi guida sotto l'effetto di droga, un'altra arma al servizio della polizia municipale. E dalle vele al Titanic, quando da destra si ironizzava sulle luminarie balneari a proposito delle super discusse decorazioni di queste vacanze natalizie che si sono concluse ma che lasciano dietro di sé ancora la nave in polistirolo. Rigopiano, un indagato si autoassolve, denuncia di Tanda sul caso Core, firmato da Liberatore, l'atto decisivo per l'archiviazione. Intanto indennizzi statali ai familiari, accordo tra sindaci per il riparto dei 10 milioni. Questi 10 milioni erano stati promessi un anno fa durante la campagna elettorale, si parla di un'elargizione, non di un indennizzo, perché altrimenti bisognerebbe prima identificare i responsabili della tragedia di Rigopiano. Questi 10 milioni sono stati messi nell'ultima legge di bilancio e adesso bisognerà accelerare i tempi per ottenerli. Vediamo il servizio. Se c'è il servizio su Rigopiano. I 10 milioni promessi un anno fa per i familiari delle vittime della tragedia di Rigopiano ci sono stati stanziati nell'ultima legge di bilancio. Questo pomeriggio nel comune di Montesilvano i sindaci, in rappresentanza dei sopravvissuti e dei familiari delle vittime colpiti dalla tragedia, hanno elaborato un documento che, approvato all'unanimità, sarà inviato a Roma per accelerare il processo di elargizione di questa somma. Questione che adesso spetta alla Commissione Romana, di cui però fanno parte
parte anche i primi cittadini di Piacoro, Atri, Loreto Prutino e Città Sant'Angelo, dei comuni cioè che tra i loro residenti hanno il maggior numero di coloro che hanno subito questa tragedia. L'auspicio di tutta quanta quella che è la rappresentanza dei sindaci all'interno della Commissione è proprio quella di snellire il più possibile quelle che sono le procedure, non andarle a rendere maggiormente farraginose per poi poter bloccare questa erogazione che per le famiglie delle vittime sono importantissime per poter affrontare tutte quelle che sono le procedure e gli iter che stanno affrontando con i vari processi. Sono soldi importanti per quelle famiglie che hanno purtroppo subito un grandissimo lutto. E adesso l'ultima parola spetta a Roma. Spetta a Roma, più che altro spetta a noi oggi appunto in qualche modo creare le condizioni affinché Roma possa procedere in tempi più rapidi, come dicevo. Roma aspetta una nostra risposta in merito a quelli che poi sono i dettami di legge e noi tutti oggi stiamo recependo questo, stiamo probabilmente elaborando un documento che invieremo appunto a Roma, dove si procederà poi di seguito a versare intanto un acconto che comunque agevolerà e allevierà insomma, la situazione di disagio che hanno i familiari. Nel taglio basso delle pagine pescaresi del Messaggero, un ennesimo incidente sul lavoro, gravi due operai intossicati, tragedia sfiorata in cantiere e a Montesilvano, stop 5G, anche Montesilvano aderisce alla protesta nazionale. Rampigna, pressioni sul comune per portare alla luce la necropoli, reperti preziosi, Archeo Club Italia Nostra contro i lavori per ripristinare il campo da gioco, meglio un parco archeologico, scrive Edoardo Di Paolo, cultore di storia patria, che cita Staffa. Infatti pare che sotto il campo di Rampigno ci sia una necropoli, una parte importante della storia di Pescara completamente dimenticata. Infatti pare che Pescara non abbia storia. Forse la nostra storia dovremmo recuperarla. E a proposito di storia, ci sarà anche l'occasione per riscoprire l'intramontabile Divina Commedia di Dante Alighieri, che sarà rappresentata al Teatro Massimo. Vediamo il servizio. Dopo il debutto nel vicino Molise, arriva a Pescara la Divina Commedia Opera Musical. Sarà in scena al Teatro Massimo da giovedì 23 a domenica 26 gennaio, con appuntamenti serali e mattinée per le scuole. Una versione profondamente rinnovata per il musical che già aveva riscosso enorme successo nella precedente tournée. Geniale, creativo, innovatore, il regista Andrea Ortis ha lavorato su ogni particolare. Parte dal testo del 300 di Dante, se 700 anni di parafrasi non sono state sufficienti a spiegare del tutto questo testo che continua a rigenerarsi, figurati se poteva esserlo una regia in 3 anni. E quindi quest'anno ho avuto altri suggerimenti, altre sensazioni, altre emozioni, altri paesaggi che hanno sviluppato forse i paesaggi precedenti. Sono 70 quadri, sono 2 atti, sono 14 il corpo di ballo di 14 ballerini, sono 9 interpreti cantanti, una macchina di circa 50 persone, oltre 200 costumi, sono numeri importanti ma giusti perché serviva accompagnare la fantasia di Dante, e accompagnarla non era semplice. Il racconto che ci consegna l'opera è quello di un viaggio, il viaggio di un uomo che spinto dall'amore attraversa le miserie, la crudeltà, la voglia di libertà, la riscossa, nello schema che lo stesso divin poeta diede all'opera italiana più famosa nel mondo. Inferno, purgatorio e paradiso sono vissuti attraverso il viaggio di Dante, guidato da Virgilio, Andrea Ortis, e interpretato da Antonello Angiolillo. È una storia bellissima di un uomo che fa questo viaggio
di un viaggio che se lo prendessero in mano gli americani, altro che Signore degli Anelli, insomma veramente una fantasia Dante impressionante. Però la cosa bella di questa versione qua dell'idea di Andrea Ortis, secondo me, è quella di raccontare non il divin poeta, di raccontare l'uomo, il Dante uomo che si trova nel mezzo del cammin della sua vita, probabilmente in piena depressione, forse sull'orlo del suicidio, perché ricordiamoci che è stato scacciato da Firenze, è stato esiliato, ce l'aveva con la Chiesa, con la politica, e il fatto di affrontarlo come viaggio di un uomo mi ha reso molto interessante questa cosa, perché i vari Ugolino, Francesca, Pier delle Vigne, mi specchio in loro, in quello che in quel momento affronto nella mia vita e li rivedo in loro. Imponente come un colossal, ma delicata nella forma, profonda nel significato, ma soprattutto negli spunti di riflessione. La Divina Commedia, opera musical, parla di un uomo ma anche della sua donna, l'amore universale che si mescola e prende forma nell'amore per eccellenza. Tutto da scoprire nel finale, ovviamente. E adesso andiamo all'Aquila. Il sindaco Biondi a sorpresa, Barbagallo ci aiuti per l'Aquila Capitale. Invito alla ex candidata del Festival degli Incontri, può mettere a disposizione le sue conoscenze. L'invito lanciato dal sindaco con un video Facebook alla vigilia del suo arrivo insieme a Zero Calcare, il celebre fumettista. Fallisce il furto, la banda inseguita e bloccata per un tentato furto a Loviese. Falsi incidenti, 3 anni a Fabrizio Iannini, tutti gli altri imputati prosciolti per prescrizione, annunciato il ricorso in appello. Vigili del fuoco, caserma Coppito, e ancora Gran Sasso, piano del parco, ok dalle Marche. La congrega dei sommelier, vino e maldicenza, le nozze arrivano al termine in palio, del palio di Sant'Agnese, un evento che ha coinvolto la città. Andiamo avanti a Sulmona, comune, si dimettono 4 assessori, aperta formalmente la crisi politica, l'ennesima che questa volta porterà molto probabilmente alla fine anticipata della legislatura. A ritirare le proprie deleghe i due Di Masciani, Tirimacco e Biagi, anche vice sindaco, i due Gero Solimiani, Mariani e Fasciani. Andiamo avanti a Roccaraso, al Palaiaccio anche quest'anno il Black Ice Friday, e intanto a Castelfiume oggi in lutto per la morte di Musichini, tragico incidente del maresciallo della Guardia di Finanza. E intanto ad Avezzano, Verila, assessore regionale alla sanità, ecco l'ospedale grande e moderno. E a Rocca Casale è stato rimosso il quadro della nostalgia, vediamo se riusciamo a vederlo meglio, fuori dall'aula le immagini di Mussolini, del re Vittorio, di Badoglio e Graziani, tutte figure che sono state poi ripudiate dalla Repubblica. Andiamo a Chieti, dalle strisce blu, 350.000 euro in 6 mesi alla Teate Servizi, le strutture coperte, la scala mobile sorvegliate grazie a 44 telecamere, la società, investimenti consistenti per pagare disponibili anche 2 app. Andiamo avanti, tribunale mortificato, senza rinforzi, a proposito del tribunale di Lanciano, la proroga al 2022 serve a poco se l'organico viene ridotto. Chef al festival, Abruzzo prende Sanremo per la gola, la rassegna canora offre una vetrina alla nostra cucina regionale con un team food d'eccellenza. Andiamo a Teramo, ortopedia, ricoveri più veloci, interventi al femore e record. E ancora si fa intestare 2 immobili auto da 20.000 euro. È finita in tribunale questa questione, ma a proposito di Teramo, ora spostiamoci sulla città, il quotidiano della provincia teramana, per approfondire appunto la cronaca di Teramo. La designazione di Gatti torna in bilico, nomina alla Corte dei Conti, la conferenza dei capigruppo
trova soltanto Fratelli d'Italia favorevole. La Lega, estromessa dalla nomina del CDA, si è schierata in favore della richiesta delle minoranze. Sanità, 10 milioni di risparmi grazie alla gara unica per diabetologia. E ancora nel taglio basso, Maria Franca D'Agostino alla guida della CPO Abruzzo. Ieri mattina l'elezione della Presidente, Rosa Pestilli nominata vice. La cronaca, ha presa la banda dei colpi nelle scuole, un ladro e il complice ricettatore ritenuti coinvolti in 14 furti anche a Teramo per mezzo milione di euro. A proposito di scuola, la palestra della San Giuseppe è a disposizione anche dello scientifico. A Teramo uno spettacolo per incentivare la sicurezza al volante. E, andiamo avanti, Teramo Vive boccia il lavoro del CDA Ruzzo. Il gruppo si schiera con D'Alberto. In 6 anni sono aumentati i costi e sono diminuiti gli investimenti. La Camera approva il decreto per la Popolare di Bari, nessun contrario durante la votazione. Ora si attende il passaggio in Senato per la conversione in legge. Antonio Zennaro, il deputato 5 Stelle, il salvataggio è una questione centrale che tocca tutto il sistema creditizio della nostra regione, ha detto riferendosi all'Abruzzo, perché questa della Popolare di Bari è una questione che tocca molto da vicino anche l'Abruzzo. Ieri la Camera ha approvato appunto con nessun contrario la conversione del decreto salvabanche in legge, quello che approva tramite il medio credito centrale la nazionalizzazione, possiamo così dire, della Popolare di Bari. Nascerà probabilmente una cassa del mezzogiorno. Vediamo di più nel nostro servizio. Camera approva, presenti 440, votanti 412, astenuti 28, maggioranza 207, favorevoli 412, nessun contrario. La Camera ha approvato la nazionalizzazione della Banca Popolare di Bari. Il Parlamento ha convertito il decreto salvabanche in legge e così, mediante il medio credito centrale e con il sostegno del fondo interbancario, lo Stato diviene il maggior azionista dell'istituto pugliese con l'innesto di 900 milioni. Lo scopo dell'operazione è quello di consentire il rafforzamento patrimoniale della Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale per permetterle, insieme al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari. Soddisfazione del 5 Stelle Antonio Zennaro. Finalmente si pongono le basi per una politica economica a 360 gradi sul Mezzogiorno d'Italia. Questo significa tutelare l'interesse nazionale, questo significa lavorare per il rilancio del Mezzogiorno d'Italia. Il decreto è stato scritto per evitare il fallimento e rilanciare la banca ed è per questo che nel testo non si fa cenno alla tutela del risparmiatore, proprio perché non si presume che l'istituto fallirà. Riguardo quest'ultimo punto, il direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana, Giovanni Sabatini, ha affermato che già esiste un fondo per l'eventuale ristoro degli azionisti. Si tratta del fondo dei depositi dormienti, in cui ci sarebbero ancora delle disponibilità. Al centro delle polemiche rimane Banca Italia, per non aver previsto il commissariamento dell'istituto già dal 2013. Salvare le banche è giusto, la politica salva le banche, la magistratura verifica eventuali responsabilità. Ma dobbiamo fare in modo che la magistratura declini fino in fondo la filiera delle responsabilità, perché noi vogliamo capire dove sono andati a finire i quattrini dei pugliesi, dei baresi, dei meridionali. Andiamo avanti con le questioni abruzzesi. Sulla città, il quotidiano teramano, caos in A14, chieste le verifiche sui ponti della statale. Nel frattempo ASPI lavora ad un nuovo piano per ottenere il dissequestro dalla procura di Avellino, perché ora sotto al centro delle polemiche che desta preoccupazione non c'è più la questione solamente del viadotto del Cerrano sull'autostrada, ma anche dei viadotti sulla statale sollecitati dal traffico pesante a cui normalmente non sono sottoposti. E adesso inauguriamo un'ampia pagina sportiva a partire da quella nazionale, a partire dal Corriere dello Sport. Insigne all'interno
all'improvviso. Coppa Italia, Napoli in semifinale, Lazio KO per 1-0. L'ex giocatore del Pescara riaccende l'entusiasmo del San Paolo. Gattuso, sì, siamo forti. Offerta per Politano. Juve-Roma solo per i big, Sarri schiera il tridente, Fonseca non fa cambi. Club e nuovo stadio, blitz di Friedrich a Milano. Mu, il rumore dell'amico. Moses è già a disposizione a Londra, lo Special One tiene sulla corda l'Inter per Eriksen. E vediamo anche il tennis, Federer in corona Sinner, il giovanissimo tennista italiano, è spettacolare, ne sentiremo parlare. E intanto dramma Paris, rotto il crociato, cade in allenamento, c'è anche la frattura del perone, addio stagione e sogni di coppa per quanto riguarda lo sci. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport, nel taglio alto c'è un rilassato Mbappé, mi ispiro a Cristiano Ronaldo, Icardi top, Verratti è un fenomeno, i sogni del talento francese del PSG. San Siro, ecco i nuovi progetti, così rivivrà il vecchio stadio, sono stati rivisitati tenendo conto delle indicazioni del Comune di Milano. Ancora Eriksen, la maratona di mercato, il Tottenham resta fermo sul prezzo, Mu non aiuta Conte. Mourinho convoca il danese per la gara di stasera contro il Norwich e torna a pungere il tecnico nerazzurro. L'Inter prepara il rilancio e punta anche al giovane Chong. Gattuso ritrova Insigne gol, Lazio eliminata, Coppa Italia-Napoli in semifinale. E ancora Juve tocca al Pipita, la Roma con Kalinic e il Milan pensa al futuro, nel mirino Dani Olmo, il gioiello della Dinamo Zagabria. E ancora Paris shock, la questione sciistica, si stava allenando per Kitzbühel, si rompe il crociato, stagione finita, ma lo sportivo ha detto tornerò più forte. Svaniscono i sogni di conquistare la Coppa del Mondo, Dominic non potrà mettere gli sci per ben 6 mesi. Tutto sport, Juve-Inter, Chong, i nerazzurri hanno incontrato l'agente dell'olandese che piace anche ai bianconeri, il duello si scalda, stasera la Roma allo Stadium in palio la semifinale di Coppa Italia, eccolo qui l'olandese Chong, presto potrebbe essere in Italia. Il taglio alto, dramma in allenamento, crociato rotto, forza Paris, ringhio Napoli. Lazio eliminata, prodezza di Insigne. E ancora Filadelfia, la regione stanca Cairo, secca risposta del presidente, pronti a fare il museo, i soldi ci sono, incontriamoci al più presto. Nel taglio basso, Moses, la tragedia e la rinascita, il nuovo esterno di Conte firma oggi. E il tennis, Sinner, primo trionfo in uno slam, Fognini vince e insulta l'arbitro. E ora andiamo a vedere lo sport regionale per vedere le squadre e gli sportivi della nostra regione. Eccoci qui sul Messaggero, Pescara vuole l'ex Melchiorri, operazione che potrebbe definirsi negli ultimi giorni pagando solo l'ingaggio. Matteo Brunori alla Juventus Under 23 che libererà il jolly della mediana Muratore. Intanto Tegola per le grottaglie, Busellato KO per un mese. Prima di tutto serve una punta forte a questo Pescara. E allora dopo l'addio di Zauri che si è dimesso dalla panchina del Delfino è arrivato l'allenatore della primavera Le Grottaglie che presto sarà al debutto con sulla panchina della prima squadra di Pescara. E allora vediamo questo cambio sulla panchina nel nostro servizio. Salvo colpi di scena sarà dunque Nicola Le Grottaglie ad allenare il Pescara fino alla trasferta di sabato a Udine contro il Pordenone, secondo della classe. Nel frattempo saranno giornate di riflessione per il presidente Daniele Sebastiani e i direttori Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti. Dopo le dimissioni presentate ieri da Luciano Zauri, una decisione definitiva sul nuovo allenatore del Pescara non è stata ancora presa e quasi certamente non sarà presa fino all'inizio della prossima settimana. Da quanto si apprende, l'orientamento del management biancazzurro è quello sì di guadagnare tempo in attesa del nome
nome giusto, ma anche di valutare la risposta del gruppo con le grottaglie. Dunque è tutt'altro da escludere che l'ex difensore di Chievo, Juventus e Catania possa essere effettivamente il sostituto di Zauri, se ci saranno segnali nel corso di questa settimana corredati da una prestazione convincente sabato. Proprio Nicola Legrottaglie aveva preso il posto di Luciano Zauri nella primavera del Pescara la scorsa estate. Alla fine del girone d'andata la primavera è terz'ultima, a più 4 sulla zona retrocessione e a 2 punti dalla salvezza diretta. Risultato non trascurabile per essere uno dei due club, assieme al Chievo, la cui prima squadra è in Serie B e togliendosi anche lo sfizio di battere la Juventus. Primavera per ora affidata al responsabile tecnico delle giovanili, Di Battista. Da ieri Legrottaglie è al lavoro col suo staff. Il vice Andrea Sassarini, il preparatore atletico Sebastiano Costantini, restano il preparatore dei portieri Gabriele Aldegani e il match analyst Diego Labricciosa. Con Zauri escono di scena il vice Davide Ruscitti, il collaboratore tecnico Paolo Birra, il preparatore atletico Ermanno Ciotti. In caso la società decidesse di non proseguire con Legrottaglie in panchina, due sono le soluzioni principali: Luigi Di Biagio e Giuseppe Pillon. Di Biagio ha fatto un lungo percorso nella federazione CT di Under 20, Under 21, fino all'interim pre-Mancini nella nazionale maggiore. Attende l'opportunità di un club e la vicinanza col presidente onorario Marinelli, dirigente accompagnatore dell'Under 21, può essere decisiva. Resta da vedere se Di Biagio approverà le condizioni contrattuali e di organico e se sia disposto ad accettare una sfida non semplice. Beppi Pillon, per lui sarebbe un ritorno, invece ha una carta importante nella stima e nel legame con Giorgio Repetto. Conosce bene città e piazza ed è abituato a lavorare subentrando in corsa. Bisogna valutare se siano rimaste piccole scorie con la parte del gruppo che si ritroverebbe ad allenare a distanza di 8 mesi. Sembrano marginali le soluzioni Stellone, Marino e Colantuono. Mentre le attenzioni sono tutte dedicate alla svolta sulla panchina, i dirigenti biancazzurri devono concentrarsi anche sul mercato, visto che a 10 giorni dalla chiusura non si registrano ancora movimenti in entrata, mentre l'opera di sfoltimento, comunque necessaria, è già a buon punto dopo le partenze di Celli, Vitturini e, nelle ultime ore, di Cisco al Novara, Brunori alla Juventus Under 23 e Ingelson che piace al Livorno. Sul fronte centravanti il Pescara cerca l'intesa con il Perugia per Melchiorri e non è da escludere, benché Sebastiani ne abbia smentito una partenza, un inserimento nell'operazione di Scognamiglio che in Umbria ritroverebbe Serse Cosmi, un'operazione che nel caso poi imporrebbe al Pescara l'innesto di almeno 2 difensori centrali. E questa è la situazione in casa Pescara. Adesso andiamo in Serie C, dove milita un'altra importante squadra abruzzese. Sto parlando ovviamente del Teramo. Andiamo a vedere sul Messaggero. Teramo col Catanzaro, l'obiettivo 6° posto. Oggi alle ore 18 al Bonolis arrivano i calabresi. È possibile il sorpasso in classifica. Birligea sarà la sorpresa in attacco con Bombagi, Minelli e Martignago non convocati. La Serie D, Vastese resta Melia, Quete dopo la tempesta, patron Bolami, piena fiducia sull'operato del trainer. E ancora la Serie D, Grandoni, Chieti, operazione salvezza possibile, la società ci crede in promozione, la Selva, ora l'Aquila può fare pure il triplete. Il basket, Sharks a Mantova, ad Arcangeli realista. Per quanto riguarda la squadra di Roseto, andiamo ora sulla città a vedere come questa ci racconta lo sport. Ovviamente in primo piano il Teramo. Teramo, questo è un mercoledì di gala, titola Jacopo Forcella. Alle 18 il recupero della prima di ritorno, i giallorossi schierano Tulli, ma il diavolo ha il tris in mano. E ancora gli Sharks a Mantova, sognando il colpo con la terza della classe. Stiamo parlando di basket. Questa sera alle 20:30 Roseto apre un tour de force di 3 settimane che vedrà la squadra di D'Arcangeli disputare ben 6 partite. Calcio a 7, CSI, lo Scerne cala il 7 bello, vince la locanda del convento e rafforza il 2° posto, Rivieraschi salgono a quota 9 in classifica.
E ancora Arance della Salute, continua la sinergia tra il Centro Sportivo Italiano e AIRC, sabato anche a Teramo, l'iniziativa che finanzia gli studi contro le malattie oncologiche, la sinergia tra sport e solidarietà. E ancora calcio a 5, Teramo Luce Caprafico sale al terzo posto. E con lo sport concludiamo la rassegna stampa di questo mercoledì 22 gennaio. Io vi ringrazio per aver deciso di iniziare la giornata con Mattino 6 e vi ricordo che l'informazione torna alle 14, come sempre, con il TG6. Buona giornata.